La storia della scienza procede spesso per rivoluzioni, intuizioni che diventano idee, idee che diventano teorie, esperimenti che cambiano il modo di vedere la realtà. La nostra indagine nasce pochi mesi fa, quando una nuova idea ha generato un terremoto nella comunità scientifica. Un'idea tanto semplice quanto sconvolgente, che potrebbe cambiare il nostro futuro. Per capire di cosa si tratta, abbiamo dovuto raggiungere il suo epicentro. Sì, ma tra un attimo, dopo la pubblicità. La storia della scienza procede spesso per rivoluzioni, intuizioni che diventano idee, idee che diventano teorie, esperimenti che cambiano il modo di vedere la realtà. La nostra indagine nasce pochi mesi fa, quando una nuova idea ha generato un terremoto nella comunità scientifica. Un'idea tanto semplice quanto sconvolgente, che potrebbe cambiare il nostro futuro. Per capire di cosa si tratta, abbiamo dovuto raggiungere il suo epicentro. La mia esperienza personale dimostra che la realtà è sempre superiore all'immaginazione, perché se si arriva a immaginare una cosa, vuol dire che la natura l'ha già fatta. La natura preferisce le cose semplici, anche se con un alone di mistero. Non si può parlare di essere vivente come qualcosa di isolato che funziona sempre allo stesso modo, ma come qualcuno che dialoga con l'ambiente. Una strabiliante idea si sta facendo largo nella comunità scientifica, un'idea che sa di fantascienza ma che invece potrebbe portare dei grandi benefici nella vita di tutti i giorni e anche nella medicina. Si tratta della possibilità di trasmettere il DNA, proprio come si può fare con la musica attraverso le onde radio, ma c'è di più. Chi fosse in grado di ricevere questo DNA sarebbe anche nella condizione di poterlo duplicare. Insomma, qualcosa di realmente molto importante e di sorprendente. E pensate, l'elemento che potrebbe permetterci di fare tutto questo è semplicemente l'acqua. L'acqua non è solo un ingrediente, ma è la matrice stessa della vita. Sulla Terra, per fortuna, è abbondante, copre quasi 2/3 del nostro pianeta. Noi stessi siamo fatti soprattutto d'acqua. L'acqua è al centro del più grande segreto del nostro universo, l'origine della vita. Non a caso la ricerca di acqua è il principale obiettivo di molte missioni spaziali e dell'attività dei più grandi telescopi cosmici. Ma oggi tutto ciò che conosciamo sull'acqua potrebbe essere completamente stravolto. Stiamo per parlare di una scoperta talmente rivoluzionaria e importante che vogliamo utilizzare tutte le precauzioni possibili. Una scoperta che ricalca proprio la filosofia del nostro programma, indagare per conoscere. Per fare questo ci siamo rivolti a Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, un premio Nobel attribuito grazie alla scoperta del virus dell'AIDS. Bene, Luc Montagnier ha pubblicato un articolo importantissimo su una rivista scientifica intitolato DNA, onde e acqua. Cosa ha raccontato? Qual è la grande scoperta che stiamo per conoscere insieme? Bene, lo scopriremo grazie ad un incontro che stiamo per effettuare all'interno della sede dell'UNESCO di Parigi, dove ci aspetta, ci ha invitato e stiamo per entrare. Luc Montagnier, classe 1932, è un medico e virologo francese di fama mondiale.
Nel 1983 Montagnier scoprì l'HIV, il virus responsabile dell'AIDS. Scoperta che gli valse il premio Nobel per la medicina nel 2008. Oggi Montagnier dirige la Fondazione Mondiale per la Prevenzione e la Ricerca sull'AIDS, che opera sotto l'egida dell'UNESCO, nell'ambito della quale continua un'intensa attività di ricerca scientifica. Professor Montagnier, parliamo dell'AIDS. Qual è la situazione attuale? A circa 30 anni dall'isolamento del virus, la situazione non è totalmente soddisfacente. Sono stati fatti molti progressi, nel senso che sono molti meno i pazienti affetti da AIDS che muoiono di infezioni o di cancro grazie alle nuove cure. Ma ciò non significa che siano guariti. Il mio obiettivo è di continuare la ricerca per ottenere la completa guarigione dall'AIDS. L'infezione provocata dal virus HIV è sempre accompagnata da altre infezioni, dette opportunistiche. Alcuni microorganismi, che normalmente non sarebbero letali, quando attaccano il sistema immunitario indebolito di un malato di AIDS, provocano gravi malattie. Fra i più pericolosi vi sono alcuni batteri detti micoplasmi. 10 anni fa, proprio mentre studiava il Mycoplasma pyrum, il professor Montagnier ha fatto una scoperta eccezionale. Abbiamo scoperto che il micoplasma aiutava il virus a uccidere le cellule. Partendo da questa scoperta, abbiamo fatto un'osservazione piuttosto curiosa. Stavamo filtrando dei batteri quando ci siamo accorti che il filtrato, che avrebbe dovuto essere sterile, non lo era. Dopo questa prima osservazione, intorno al 2005, abbiamo fatto una nuova osservazione. Il DNA di questi micoplasmi produceva dei segnali elettromagnetici. Esiste quindi una sorta di memoria dell'acqua, un'amplificazione di quello che può fare il DNA di un virus o anche di un batterio. Questo è stato l'inizio. Oggi siamo già in una fase di ricerca applicativa, ma ovviamente c'è anche l'aspetto teorico, con dibattiti e confronti che hanno visto un grande coinvolgimento dei fisici, e in particolare dei fisici italiani come il dottor Emilio Del Giudice a Milano e il dottor Giuseppe Vitiello a Salerno, grandi studiosi interessati alla spiegazione teorica del fenomeno. L'esperimento fatto da Montagnier, devo dire che non è il primissimo di questa categoria, però in una certa misura è il più completo e poi viene in un momento giusto in cui a livello teorico ci sono discussioni sull'argomento. E c'è un cambiamento di paradigma. Stiamo per abbandonare una visione che era diventata un dogma. Allora, per comprendere meglio, sarebbe possibile trasferire delle proprietà biologiche tra due provette di acqua senza che queste due possano venire in qualche maniera in contatto? Abbiamo fatto un esperimento che ha dato risultati molto sorprendenti. Abbiamo registrato il segnale elettromagnetico proveniente dal DNA. Lo abbiamo inviato a distanza e lo abbiamo riprodotto in determinate condizioni molto particolari. Inizialmente il fenomeno ha suscitato molta incredulità. Lei sa che nella ricerca scientifica un determinato fenomeno, un esperimento, deve sempre essere riprodotto da un altro laboratorio, cosa che ora è stata fatta. Ci sono vari centri, indipendenti da noi, in Germania, negli Stati Uniti e in Italia, che sono in grado di riprodurre quello che noi abbiamo fatto. Credo, quindi, che adesso abbiamo la prova del fatto che stiamo entrando in un ambito nuovo della biologia, dove le onde elettromagnetiche potrebbero avere un ruolo molto importante nella trasmissione dell'informazione genetica. È una cosa del tutto inaspettata, ma bisogna accettare l'evidenza dei fatti. Con
Come a dimostrare che tutte le rivoluzioni si basano su idee semplici, l'esperimento alla base di questa nuova teoria è realizzato con strumenti alla portata di qualsiasi scienziato. Due provette sono state posizionate all'interno di una bobina di rame. La prima conteneva alcuni frammenti di DNA in soluzione acquosa. Nella seconda, invece, c'era solo acqua pura. L'apparato, isolato da una lega metallica chiamata metallo Mu, è stato esposto a un debole campo elettromagnetico. In che cosa consiste l'esperimento? Si prende non un organismo vivente, ma la sua sequenza di DNA. Questa sequenza di DNA viene sospesa in acqua e si osserva che quando la quantità d'acqua nella provetta eccede una soglia, cioè al di sopra di una certa diluizione, nella bobina vengono registrati dei segnali elettromagnetici. Se questi segnali vengono inviati in un'altra provetta di acqua pura e dentro la provetta si fanno cadere le molecole che sono le materie prime di cui è fatto il DNA. Si mette tutto questo lì dentro, tempo 16-18 ore, appare il DNA primitivo, esattamente lo stesso. Cioè quando viene sequenziato quel DNA è identico a quello di partenza. Qui non stiamo parlando di big science, come si usa dire, ma ci vuole un computer, una bobina, una scatoletta di Mu Metal che ci si procura senza grossi problemi e alla fine un amplificatore e alla fine tutto qui. Stiamo parlando di fenomeni che riguardano la materia vivente e questi fenomeni non devono, non possono essere fenomeni eccezionali. Quindi questo aspetto dei costi ridotti e della semplicità complessiva in cui il fenomeno avviene è molto interessante. Questo sembra spettacolare, in realtà lo è. In realtà lo è perché noi riproduciamo il DNA dalla sua immagine lasciata nell'acqua. Sembra dunque che il DNA lasci la sua impronta elettromagnetica nell'acqua. Un'impronta che viene conservata e addirittura trasmessa. Infatti il segnale emesso dal DNA può essere registrato come un file e inviato a centinaia di chilometri di distanza, proprio come una voce per telefono o una musica per radio. Ma non solo, questo messaggio sarebbe addirittura in grado di creare nuovo DNA, identico all'originale al 98%. In pratica si tratterebbe di teletrasporto. Nello studio di Montagnier, un liquido che non contiene più alcun batterio riesce a infettare cellule sane. Un risultato sconvolgente. Ma perché l'articolo viene pubblicato su una rivista di fisica e non di biologia? Finora i biologi non hanno mai lavorato veramente a fianco dei fisici quantistici. Certo, usano applicazioni come la risonanza magnetica, ma non hanno mai realmente integrato il concetto che l'universo non è fatto solo di materia, ma anche di onde. Onde elettromagnetiche ad ampissimo spettro, e non soltanto di onde luminose, ma anche di onde a frequenza ultrabassa e con un'energia di debole entità. Bisogna sapere che la vita si può basare su fenomeni di energia molto debole, non su energie forti come quelle provenienti dalle stelle. Lei ha parlato di un segnale elettromagnetico. Bene, quali sono le condizioni nelle quali si può verificare questo segnale? Bisogna sapere che questi segnali sono segnali di risonanza, vale a dire che l'energia non viene dal DNA, ma da un'eccitazione esterna, perché la Terra, il nostro pianeta, è circondata da fasci di radiazioni elettromagnetiche di frequenza ultrabassa. Queste radiazioni eccitano, per risonanza, la formazione di segnali da parte del DNA e dell'acqua che lo circonda. Da notare che questo accade, c'è una condizione perché questo accade, se e solo se nell'ambiente c'è rumore elettromagnetico.
Se per caso io metto tutto l'apparato dentro una gabbia di Faraday e dentro una camera magneticamente schermata, non succede nulla. È necessario che ci sia un fondo elettromagnetico. Cioè, come dire, l'acqua utilizza il rumore elettromagnetico per fabbricare i segnali elettromagnetici. Lo usa come cibo. Questo è importante. Ma lei sa che negli ultimi, diciamo, 20 anni siamo circondati sempre più da emissioni di onde elettromagnetiche. Tutti i giorni, e anche adesso mentre io parlo, voi registrate e trasmettete, siamo circondati da onde elettromagnetiche create dall'uomo. Credo che queste onde abbiano effetti aggiuntivi rispetto alle radiazioni naturali. Per ora non si è ancora riscontrato un aumento percettibile delle malattie, anche se nel lungo termine, forse già dalla prossima generazione, potremmo aspettarci il prodursi di qualche effetto. Bisogna quindi essere molto prudenti e cercare di non esporsi troppo a queste radiazioni. La raccomandazione che si fa per difendersi dal rumore elettromagnetico ambientale è quello di bere molta acqua. Dunque, grazie all'acqua, i segnali elettromagnetici emessi da virus e batteri potrebbero essere rilevati, registrati e poi trasmessi a distanza. In condizioni opportune, lo stesso DNA sarebbe in grado di autoreplicarsi, compiendo un vero e proprio teletrasporto. Una scoperta incredibile. Il segreto dell'acqua sembra confermare tanto le parole delle più antiche conoscenze umane quanto le moderne teorie di Einstein. Tutto è energia, nient'altro che energia. Noi uomini saremmo immersi in uno spazio di strutture, dalle particelle alle galassie, che vibrano e risuonano insieme. Noi stessi ne saremmo parte. E questa è un'altra idea. Noi non siamo soli. C'è chi pensa a Dio, chi ad altre civiltà, ma la cosa importante è capire che la vita è parte integrante dell'universo e che questo DNA, di cui ora conosciamo il codice, può esistere anche in molte altre parti dell'universo. Come sempre, quando si ascolta una dichiarazione di questo tipo, di quella che ha appena fatto a noi, ci viene in mente a cosa tutto questo potrebbe realmente servire nella vita quotidiana. Insomma, quali sono le applicazioni che possono in qualche maniera coinvolgere delle persone comuni? Ci sono già molte applicazioni pratiche in campo medico, in particolare nella diagnostica delle infezioni fredde, vale a dire di quelle patologie derivanti da agenti, virus, batteri, che provocano infezioni di livello molto basso, ma che sono croniche. In particolare abbiamo trovato segnali elettromagnetici provenienti da batteri su pazienti che soffrono di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi a placche, la sclerosi multipla e le malattie articolari come la poliartrite reumatoide. Tutte queste patologie, per le quali non esistono farmaci molto efficaci e di cui nei casi più gravi si curano solo i sintomi, possono essere originate da infezioni fredde che provengono probabilmente dall'intestino. E qui entra in gioco anche l'importanza dell'alimentazione. Ci sono già un certo numero di risultati ottenuti dai nostri colleghi medici generici che dimostrano come, attraverso cure antibiotiche di lunga durata, si possano migliorare le condizioni di questi malati, ma soprattutto prevenire e curare le infezioni a loro insorgere con risultati molto importanti. Come ha sintetizzato Jeff Reimers dell'Università di Sydney, questo di Montagnier sarebbe l'esperimento più significativo realizzato negli ultimi 90 anni e ci costringerebbe a ricostruire dalle fondamenta tutta la chimica moderna. In biologia, la scoperta dell'informazione genetica portata dalla molecola doppia elica del DNA è stata una rivoluzione che ha dato il via alla biologia molecolare su cui ci basiamo tuttora. Ma adesso stiamo vivendo una nuova fase evolutiva
in cui le onde svolgono un ruolo molto importante. Tutto ciò complica un po' le cose, ma è appassionante. Fa una gara per arrivare al secondo premio Nobel. Bisogna che io viva ancora a lungo, perché a volte si deve aspettare moltissimo tempo per averne uno nuovo. Ma non si sa mai. Lasciamo Parigi con la strana sensazione di aver sbirciato per un attimo nel futuro, di essere stati testimoni dell'inizio di una possibile rivoluzione scientifica. Sono solo suggestioni. Se lo chiede l'intera comunità scientifica, anche se scettica e in attesa di capire se da domani bisognerà iniziare a riscrivere i libri di testo. La sorprendente indagine di questa sera finisce qui. Abbiamo raccontato una teoria anche attraverso le parole di un premio Nobel, Luco Montagnier, che ringraziamo sentitamente ancora. Una teoria che potrebbe cambiare il nostro prossimo futuro e che va in contrasto con quello che dice la scienza convenzionale. Insomma, qualcosa di nuovo, di non già scritto, per questo ne abbiamo parlato. Una teoria che potrebbe cambiare la nostra vita, che potrebbe cambiare le nostre abitudini e anche le nostre speranze. Come spesso accade, il futuro dell'uomo va avanti certe volte rapidamente a gradini. Un sogno che potrebbe diventare scienza.